It's a marvelous night for a moon dance, with the stars above in your eyes. A fantabulous night to make romance, neath the cover of October skies. All the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. Benissimo, siamo al Vinitaly, Padiglione Abruzzo, continuiamo questa nostra scoperta della regione dal punto di vista enologico. Oggi abbiamo due ospiti, Tonino Verna, il presidente del Consorzio Vino d'Abruzzi, e il noto chef Davide Oldani. Come mai Davide Oldani? Perché in una collaborazione col Consorzio Vini ha realizzato un nuovo prodotto, un nuovo cioccolatino al Montepulciano d'Abruzzo, cioccolatino che è stato presentato e degustato proprio negli attimi precedenti. Adesso voglio chiedere a Davide di spiegarci quali sono le caratteristiche di questo cioccolatino. Sì, allora l'operazione è quella di valorizzare naturalmente il Montepulciano e col mio modo di vedere la degustazione fatta naturalmente da un punto di vista di cucina da cuoco. Ho fatto questo cioccolatino con una farcia di Montepulciano molto ridotto, con un cioccolato abbinato a un cioccolato del 72% di burro di cacao, quindi leggermente amaro, che va in contrasto con questo passito che noi abbiamo assaggiato, che ha una tendenza dolce con una vena amara. Quindi credo che anche nel vino, come nella cucina, quando c'è questo abbinamento di contrasti equilibrati, si possa avere il massimo risultato dal vino e dal prodotto di cioccolato. Grazie, e adesso passiamo a parlare con Tonino Verna di quelli che sono i vini dell'Abruzzo. Presidente, siamo ormai quasi a metà Vinitaly, sì. Tutto sommato potremmo iniziare a fare un primo bilancio. Allora, le prime due giornate di Vinitaly danno un'impressione molto positiva dell'interesse che c'è, non solo come ieri, dei cultori della materia enologica, ma anche degli uomini di affare del vino, cioè a dire gli importatori, i grandi gruppi di distribuzione. Hanno frequentato gli stand della enologia abruzzese, quindi Padiglione 12, con molto interesse. L'interesse scaturisce anche probabilmente dalla comunicazione che il consorzio di tutela sta facendo ad Abbio Raggio, sia con eventi importanti di carattere enologico, ma sposando anche e abbinando altri valori del territorio abruzzese, quale l'ambiente, la cultura, gli artisti, l'arte dell'Abruzzo. Ecco, la fermo subito, ha parlato di eventi, ha parlato di artisti, ha parlato di tanti concetti che si possono ben abbinare col vino, e ho visto che il programma del Padiglione Abruzzo, nella fattispecie quello che organizza il Consorzio per Vinitaly, è ricchissimo di iniziative. Abbiamo parlato del cioccolatino, però sono state fatte anche altre cose, ce le vuole riassumere? Cioccolatino, che è una operazione di alta cultura e anche di alta applicazione dell'arte, perché i pasticceri come i cuochi sono degli artisti, quindi l'abbinamento del vino montepulciano nella realizzazione di un cioccolatino è sicuramente un'operazione di culture, di immagine, ma io la leggo anche come un'ipotesi di lavoro per un ulteriore allargamento delle attività economiche del mondo enologico abruzzese, in particolare del Montepulciano. Però avevamo anche altre cose, avevamo, sì, arte, mostre. Abbiamo arte con le fotografie di Spalletti, con l'arte della storia della nostra regione, immortalate dalle più grandi fotografi del mondo, Scanno degli anni dell'Ottocento e Scanno rivisitato oggi. Quindi è un periodo molto bello di convinzione che il processo di comunicazione va fatto a 360 gradi, perché il vino, come le manifestazioni che facciamo parallelamente al vino, è un'arte, quindi fare il vino è un'arte, quindi c'è la cultura, c'è la tradizione, la cultura degli esperti, quindi agronomi ed enologi, e c'è la tradizione del contadino che la mattina va in campagna e prepara il terreno, coltiva le viti per avere delle uve di grande qualità, di grande salubrità, perché l'Abruzzo ha sposato
l'agricoltura sostenibile. La maggior parte delle aziende stanno riducendo i processi chimici a favore della fisica, a favore dello studio di tutto quello che è salvaguardia dell'ambiente e del territorio. Mi ha dato un assist meraviglioso che voglio sfruttare subito, passando da quello che è la presentazione, la comunicazione, alla sostanza dei vostri prodotti. A me piace ricordare l'Abruzzo come una delle regioni italiane dove è più importante il contributo dei vitigni autoctoni, sia bianchi che rossi, dove quindi si ha proprio la sensazione, quando si beve un bicchiere del vostro vino, di attraversare un po' quella che è la vostra storia. Facciamo insieme una carrellata su quelli che sono i più significativi. Partiamo dal vitigno e vino per eccellenza, partiamo dal rosso, dal grande Montepulciano. Sì, quando si beve un vino abruzzese si beve il territorio dell'Abruzzo, si beve le tradizioni dei nostri contadini e si beve il vero Abruzzo enologico, perché l'Abruzzo è un territorio con le sue colline splendide, dove i nostri vitigni autoctoni, Montepulciano, Trebbiano e poi ultimamente abbiamo riscoperto... Quelli li vediamo dopo. Ok, Montepulciano e Trebbiano, che sono i vitigni di eccellenza del nostro territorio. Il Montepulciano è un grande vino rosso, un grande vitigno che dà un prodotto di grande struttura, di grande longevità, di grandi profumi. Il Trebbiano, che era considerato... Un attimo ancora, tanto abbiamo ancora del tempo, Presidente, fare anche qualche altra considerazione. Volevo spendere due parole sul fatto che il Montepulciano sa avere delle declinazioni completamente diverse, con significati e interpretazioni che variano a seconda delle province e delle zone dell'Abruzzo dove viene coltivato, e con una riconoscibilità territoriale quasi unica. Sì, allora il Montepulciano d'Abruzzo è un vitigno eccezionale, però nella sua espressione varia a secondo delle altitudini e delle latitudini. Quindi da qui è venuto fuori un concetto che è molto importante, perché vuole determinare di fronte alla grande omogeneità del territorio e quindi del vino montepulciano delle enclave di grande prestigio, di grande differenziazione. Da qui sono nate le DOC territoriali, la DOCG Colline Teramane e le sottozone, e in più, le quali hanno, avendo un carattere di differenziazione, portano, e questa è un'equazione matematica, differenziazione in economia significa maggior valore aggiunto. Quindi allora, di fronte al Montepulciano d'Abruzzo, grande DOC, abbiamo delle enclave di grande differenziazione, e queste differenziazioni sono date proprio dai territori, dal terroir e dai sesti di allevamento, che è un altro elemento importante. E magari vedremo in un'altra puntata. Adesso volevo completare il discorso del Montepulciano come vitigno andando a spendere due parole su un'altra sua declinazione, che è quella del Cerasuolo. Sì, il Cerasuolo è un'altra declinazione del Montepulciano. E Cerasuolo d'Abruzzo è una DOC autonoma ed è fatta al 100% da vino montepulciano. Il vino montepulciano però, che gli enologi hanno lavorato in bianco, e quindi c'è questo colore ciliegia che è veramente affascinante. Siccome il prodotto di base sono montepulciani di grande prestigio, questa lavorazione in bianco esalta i profumi, quindi allora abbiamo un Cerasuolo dove le caratteristiche di profumo sono affascinanti e riescono ad emozionare ancora molto di più di altri rosati i nostri consumatori, e la missione del vino è quello di emozionare. Adesso ci trasferiamo all'enoteca, così potremo chiacchierare degli autoctoni bianchi davanti a un bicchiere. Va bene. Presidente, siamo arrivati all'enoteca ed è il momento di parlare dei vini bianchi, di cui l'Abruzzo è particolarmente ricco come autoctoni. Facciamo una rapida carrellata dei più importanti. Credo che si debba partire dal Trebbiano d'Abruzzo. Trebbiano d'Abruzzo, grande vitigno che negli ultimi anni è stato riscoperto nelle sue qualità intrinseche. Un Trebbiano di 10 anni, 15 anni, che è stato trattato con delle regole agronomiche importante, da un vino di grande spessore, di grande longevità, di grande carattere. Questo è il Trebbiano che oggi il Consorzio di Tutela e i suoi produttori vogliono comunicare, non più il vecchio Trebbiano, grande vino di grandi quantità e di bassa qualità. Questo è il concetto su cui stiamo lavorando alacremente, portando a casa dei grandi risultati e grande soddisfazione.
E poi abbiamo quelli magari minori, forse come quantità, come conoscenza al pubblico, ma maggiori secondo me come qualità, che meritano di essere raccontati per le loro potenzialità. Partiamo dal pecorino ovviamente. Diciamo che sono gli autoctoni riscoperti negli ultimi 10 anni, erano vitigni caratteristici del territorio abruzzese, abbandonati non si sa per quale scelta enologica o agronomica è stata fatta, però c'è stato un gruppo di pionieri, di contadini che hanno riscoperto questi vitigni e sono oggi i vitigni che fanno parlare dell'Abruzzo enologico per quanto riguarda i vini bianchi di noi. Sono il pecorino, la passerina e la cococciola. Esatto, volevo dire due parole sulla passerina anche, che ho avuto il piacere di assaggiare anche in versione bollicina. Sì, la passerina, ma anche il pecorino e la cococciola hanno una spiccata acidità e quindi sono dei grandi vini adatti alla spumantizzazione. Tant'è, stavo dicendo prima, un paradosso, che noi fino a qualche anno fa la nostra cococciola con un'acidità importante lo vendevamo come vino agli imbottigliatori e agli spumantisti francesi, ci facevano lo champagne. Quindi in qualche modo questo vino e questi vini che hanno delle grandi caratteristiche di mineralità che avvicinano, diciamo, i vini abruzzesi bianchi ai vini del nord, e quindi per la loro acidità, per la loro mineralità, per la grandezza e la persistenza dei loro profumi, stanno affascinando il mondo enologico. Il nostro tempo è scaduto, direi che però non possiamo evitare di chiudere con un piacevole brindisi. Cin cin, grandi futuri ai vini d'Abruzzo. Alla salute. Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance beneath the cover of October skies. With all the leaves on the trees are falling to the sound of the breezes that blow. And I'm trying to please to the calling of your heartstrings that play soft and low. You know.